Diverse sono le ipotesi da seguire nel momento in cui si decide di uscire anticipatamente dal mondo del lavoro. Modi diversi che hanno tempistiche diverse e che quindi hanno dei differenti effetti all'interno dell'assegno INPS. Riscattare la laurea in anticipo. Cosa implica? Sul sito ufficiale dell'INPS chiunque ha la possibilità di utilizzare un simulatore che, proprio come afferma l'istituto stesso, permette di conoscere gli effetti del riscatto del corso universitario di studi sulla futura pensione. Numerosi sono i modi attraverso i quali è possibile riscattare la laurea, una decisione che può incidere addirittura sull'età pensionabile, andando quindi ad anticiparla. Così facendo, un soggetto avrà la possibilità di anticipare l'uscita dal mondo del lavoro dopo aver accumulato 41 anni e 10 mesi di contributi per quanto riguarda le donne, mentre gli uomini potranno andare in pensione dopo aver lavorato per 42 anni e 10 mesi. In base a ciò che ricorda Il Sole 24 Ore, si tratta di un qualcosa che può essere fatto in anticipo soltanto nel momento in cui non sono stati raggiunti i requisiti di... Wanna know what love feels like? I just wanna know what love feels like. I got your name and your number when we broke up. I just wanna make you happy, please. I just wanna make you smile twice, please. I just wanna make you smile, the please. Just do it and slide and the slide a shoe on the shooter. And when the drummer plays, it's the most. I wanna know what love feels like. I just wanna know. Just wanna make you happy, please. I just wanna make you smile twice, please. I wanna know what love feels like. I just wanna know what love feels like. I got your name and your number. I remember when we broke up. I wish all my trouble would feel just fine when I find someone who loves me. Hey, I just can't say I did it. I was. A partire dal 2018, quelle lauree portate a termine nel 1996 possono essere riscattate in forma agevolata attraverso un onere del 33% che viene applicato ad un reddito minimo minimo previsto per determinate categorie, ossia artigiani e commercianti. In quest'ultimo caso, come scrive Il Sole 24 Ore, il prezzo di questa operazione risulta essere più basso del riscatto canonico, anche se è molto importante considerare il fatto che sarà inferiore l'effetto sulla pensione. Coloro che si sono laureati entro il 1995, ma scelgono di utilizzare un sistema contributivo, possono ugualmente utilizzare il riscatto agevolato. Un'opzione che risulta essere valida soltanto per coloro che, alla fine del 1995, avevano proceduto a versare almeno un contributo maturando 18 anni di contributi. Però delle precisazioni devono essere fatte. I lavoratori che hanno un'anzianità successiva al 1995, hanno la possibilità di accedere alla pensione anticipata dopo aver compiuto 64 anni di età ed aver ottenuto 20 anni di contributi effettivi. Una condizione che si verifica soltanto nel momento in cui la prima pensione non sia più bassa di 2,8 volte del rimborso dell'assegno sociale. In poche parole, coloro che rientrano in queste categorie, potranno riuscire ad arrivare molto più in fretta al valore minimo dell'assegno, il quale sarà liquidato dall'INPS.
Coloro che scelgono di riscattare la laurea, riescono ad arrivare molto più in fretta al valore minimo dell'assegno, il quale sarà liquidato dall'INPS. Coloro che scelgono di riscattare le lauree conseguite prima del 1996 non hanno la possibilità di accedere ad una pensione contributiva anticipata.